Intanto volevo chiedere un aiuto a un sindaco, all'assessore, ai tecnici, cioè suggerire un titolo per i nostri articoli da dare a queste regioni. Me insegnano gli urbanisti qui presenti, ingegneri, che lo strumento urbanistico dà un volto alla città, alla comunità, diciamo, le dà una vocazione. Quindi caso le abbiamo varie vocazioni, vari volti, no? Diciamo, volti dalla politica, quasi come se fosse un prego di un trasformista che si cambia d'abito immediatamente. La città vocazione agricola, tra l'altro voglio dire all'ingegnere Formaggio, scusa, non so se ho capito bene, che un posto già c'era a Cadoria e noi la storia di Cadoria l'abbiamo messa su Wikipedia, cioè, su altri testi, e separata, diciamo, Cadoria da Fragola. Ci sono dei filmati del periodo fascista, anni 20-30, presenti in rete, in particolar modo nel portale di uno dei discendenti della storica famiglia Rossi di Cadoria, dove si vede la raccolta di media turca a Cadoria. Vediamoci oggi con questa cosa come può sembrare strano, quindi un posto già c'era, quello si vuole fare di nuovo, ci fa piacere. Poi siamo guardati, diciamo, una città industriale, l'ex senso San Giovanni del Sud, no? Lo ricordano tutti. Poi città post-industriale, con le aree distese, poi negli anni 2000 abbiamo detto Cadoria alle porte di Napoli, ha una posizione geografica baricentrica, e quindi si candida ad avere una città a vocazione di terziario e quaternario avanzato, nelle parole, diciamo, quindi città del libro e cose e così via dicendo. Ora finalmente è stato fatto questo punto, no? Mi auguro e non ho dubbi che sia stato inserito in un discorso di area vasta, perché qui non dobbiamo dimenticarci che ci sono delle scadenze della città metropolitana, no? Quindi pensate che una comunità, una città, rimanga isolata senza inserirsi in questo contesto, è una stupidità, no? Quindi credo che sicuramente sarà stata fatta. Allora, qual è la vocazione della Cadoria del 3000, degli anni 3000, diciamo? Quindi suggerisci un titolo. La seconda cosa, io mi complimento con questo inciso che è stato scritto addirittura in grassetto, no? 50 anni di scellerata operazione urbanistica che esiste, non hanno cancellato la storia. La prima ammissione stavolta per iscritto di ciò che è stato fatto e basta andare per caso che vediamo. Io però obbligo ci sono. Non so se l'hanno scritta i politici o l'hanno scritta gli urbanisti, credo forse più gli urbanisti perché loro sono amanti del peso, quindi tranne se non vengono meno e non credo che sia una cosa che gli appartiene alle norme sulla metodologia professionale. Quindi finalmente sappiamo che c'è questa ambizione, diciamo, di scelleratezza che non era l'invenzione dei giornali. Quindi io questo voglio chiedere al sindaco, all'ingegnere, se è così gentile, suggeriteci un titolo, Cadoria, in base a questo book che è bellissimo, l'ho letto, è quello che possa comprendere io, che certo non faccio questo mestiere di urbanista, quindi quale sarà la vocazione di Cadoria inserita nell'area vasta della città metropolitana. Grazie. Prego, consigliere Napolitano. Solo per gli aspetti tecnici. Secondo me